Esprimi un desiderio, Harry. Scusate tanto. Se ne vada immediatamente, signore! Questa è un'effrazione! Essiccati, Dursley, vecchia prugna! Bah, non ti vedo da quando eri un affarino, Harry, ma... sei un po' più abbondante di quanto mi aspettavo, soprattutto sulla pancia. Io non sono Harry. Sono io. Ma sicuro che sei tu? Ho una cosetta per te. Mi sa che mi ci sono seduto sopra a un certo punto, ma sono certo che avrà lo stesso un ottimo sapore. Ah, l'ho fatta con le mie mani, scritte e tutto il resto. Grazie. Mica tutti i giorni un giovanotto compie 11 anni, vero? Scusami, ma... tu chi sei? Rubeus Hagrid, custode delle chiavi e dei luoghi a Hogwarts. È chiaro che saprei tutto di Hogwarts. Mi spiace, no. No? Perdinci, ma non ti sei mai chiesto dove i tuoi hanno imparato tutto? Tutto cosa? Tu sei un mago, Harry. Io sono cosa? Un mago. Un mago coi fiocchi, direi. Una volta studiato un pochetto. No, no, ti sbagli, insomma... non posso essere un mago. Voglio dire, sono solo... Harry! Solo Harry! Beh, solo Harry. Fai mai capitare qualcosa? Qualcosa che non ti spieghi quando sei arrabbiato o spaventato? Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Non c'entra, gliel'assicuro. L'abbiamo giurato quando l'abbiamo preso. Basta sciocchezze. Lo sapevate? Sapevate che sono un mago e non me l'avete mai detto? Sì, che lo sapevamo. E come potevi non esserlo? La mia perfetta sorella era quello che era. Oh, mia madre e mio padre erano così fieri il giorno che lei ricevette la sua lettera. Abbiamo una strega in famiglia. Non è meraviglioso? Io ero l'unica a vederla com'era veramente. Una spostata. Poi conobbe quel Potter. E nascesti tu e io lo sapevo che saresti stato come loro, altrettanto strano, altrettanto anormale. Poi, se permetti, sono saltati in aria come un petardo e ci sei capitato tu tra capo e collo. Saltati in aria? Mi avevate detto che erano morti in un incidente d'auto. Un incidente d'auto? Un incidente d'auto ha ucciso Lily e James Potter? Dovevamo dire qualcosa. È un affronto! È uno scandalo! Lui non ci andrà! E immagino che glielo impedirà un grosso babbano come te, vero? Babbano? Uno senza poteri magici. Questo ragazzo è iscritto dal giorno che è nato. Andrà alla miglior scuola di magia e stregoneria del mondo, eh? Sarà sotto il miglior preside che Hogwarts ha mai visto. Albus Silente. Non intendo pagare perché un vecchio strampalato gli insegni trucchi di magia. Mai insultare Albus Silente davanti a me. Non ci si comporta in questo modo. Mi scusi, ce ne andiamo di là a consultarci fra noi.
sarei grato se non ti scappasse con nessuno a Hogwarts questa cosa. A fartela breve, non mi è permesso fare magie. D'accordo. Oh, siamo molto in ritardo. Dobbiamo andare. A meno che tu non preferisci restare.